Ciao Angie. Allora, oggi cosa facciamo? Dove ci addentriamo? Ritorniamo a Federico. C'è ancora tanto da dire, Ah sì, oh, va bene. Allora, rifacciamo il punto del discorso, tanto per riprendere un punto fisso. Cosa succede? Nel 1444, Old Antonio da Montefeltro viene ucciso, defenestrato. E poi l'altra volta non ve l'avevo detto, ma questo ve lo devo dire perché è una chicca. È ritirato così. Tanto per. La mattina seguente, quindi, Federico da Montefeltro, fratello maggiore, entra come conte acclamato, una specie di imperatore romano, ad Urbino. E da qui potreste dire. Tutto liscio, a posto, ormai che altro può succedere? 23 luglio, ormai Federico è entrato come conte, no? Va bene. Basto, la via è tutta discesa. E invece no, qui è meglio di Beautiful, ci vorrebbe la colonna sonora sottostante. Si può fare a voce? Allora, chi è che scaglia la pietra che darà il via a una nuova congiura? Galeazzo Malatesta. Il ragazzo, lo dice anche il soprannome che gli hanno dato, Linetto, e la dice lunga, si era indebitato così tanto che è stato costretto a vendere i propri vicariati. Vicariato è una terra concessa in affitto, in gestione da terzi, in questo caso il Vaticano, dice il Vaticano, sottolineo. Quindi il possessore di suddetta terra era il Papa. E lui che fa? La vende senza dire niente a nessuno. Pesaro lo vende Francesco Sforza nel 1444. Nel 45, quindi un anno dopo, non contento, vende Fossombrone Federico di Montefeltro. Questo crea un casino, ma un casino che voi non potete immaginare. Prima parte la scomunica dal Vaticano. Mi pare anche giusto, voglio dire. Dici, vendi cose mie. Ti sistemo io. Poi, che altro succede, Sara? Succede che Francesco Sforza ha l'idea di cedere Pesaro al suo caro fratello Alessandro Sforza. Naturalmente per Alessandro questa è un'offerta che non si può rifiutare. Il problema è che viene fatto a condizioni che lo stesso Alessandro non è che ami particolarmente. Da un lato non può rifiutare e non vuole rifiutare il Pesaro, ma dall'altro queste condizioni gli stanno qui e comincia a stargli qui anche il caro fratello Francesco Sforza. Infatti, che succederà poi? Succede una nuova congiura. Vado qui. Ma certo! Congiure come funghetti. Il Come se piovesse! fratello bello dolce Alessandro decide che il fratello maggiore Francesco deve sparire dalla faccia della terra, essenzialmente. Quindi si allea col re di Napoli, col papa, col duca di Milano e tra parentesi, mettiamoci anche che il duca di Milano che congiura era anche il suocero di Francesco Sforza. E Ta-da! no. Con un consigliere della Marca di Ancona per fare la pelle al suddetto ragazzo. Francesco. Quando si dice fratelli coltelli, ecco, siamo lì. Ma siamo proprio. Però c'è anche un lato di umanità, perché comunque Esatto. Alessandro si rende conto che, vabbè, il fratello era un disgraziato, almeno secondo il suo punto di vista, ma chiaramente non è che vadano punite anche la moglie e i figlioli. Di conseguenza lascia libere sia Maria Bianca Conti. Visconti, che era la figlia, come ho già detto, del duca di Milano Filippo Maria Visconti, e i figli appunto del fratello e di Bianca Maria Visconti. E in loro soccorso, il bravo principe azzurro sul suo destriero arriva. Da-da-da! Federico da Montefeltro che Yeah! accoglie Maria Bianca Visconti, i figli e anche Francesco Sforza. Finalmente,
Francesco è al sicuro con la sua famiglia. A Milano non ha intenzione di tornarci, anche se il suocero gli dice: guarda, non sta tranquillo, ma non ti faccio niente, vieni su, dai. Intanto io ce lo vedo praticamente Filippo Maria con una ciabatta, un soffoletto in mano. Aspetta, ti inquadro. La mira. La mira. Giustamente lo sforza, dice: ma col cavolo che io vengo su. Tornerà a Milano come duca soltanto nel 1450 alla morte del suocero, così tanto per essere sicuri di non correre rischi. In Certo. quest'anno, allora, Federico ne combina una, poverino, uno che fa il capitano di ventura, che ha un esercito che avrà fatto guerre su guerre. Si va a creare un passatempo, una giostra per festeggiare l'amico Francesco Sforza, duca di Milano. E in questa giostra, che gli capita? Ah, sottinteso, la giostra erano praticamente delle piccole Una riproduzioni, festa. ma anche delle riproduzioni burlesche. Si facevano per rimanere così, in allegria, in amicizia, quindi c'erano i giocolieri, c'era il cavaliere a cavallo con la lancia. Un po' così. C'erano i giullari, tutto in allegria. E che succede a Federico? Che Che allegramente quell'orologio una lancia gli sfonda. allegramente. Un po' macabra la cosa, sinceramente, però Sì, la lancia effettivamente. gli ha praticamente perforato l'occhio. Quindi anche per questo che Federico, se voi lo vedete nei ritratti, è sempre ritratto in profilo. Allora, c'è da dire che c'era già la moda della ritrattistica di profilo che veniva dai Camerumani, dalla medaglistica antica, però diciamo che Federico aveva un motivo in più per farsi fare il ritratto di profilo anziché di fronte. Ecco. C'è anche un aneddoto che dice che Federico si sia fatto tagliare un pezzo di setto nasale perché, non avendo più l'occhio, in guerra gli serviva praticamente di usare l'altro da ambo i lati. Ok, va bene che le pensava tutte, ma adesso che si è fatto tagliare un pezzo di naso, dai, probabilmente l'arancia gli ha tagliato, gli ha reciso anche il setto nasale. Magari la sua traiettoria ci può anche stare, effettivamente. Era di legno, magari il legno si è spezzato, torna Sicuramente indietro. non era di gomma. Sì, in effetti è possibile. In ogni caso, Federico viene ritratto sempre di profilo e con un pezzo di naso mancante. Questo è evidente. Adesso, cosa, che fine fa Alessandro Sforza? Dopo tutto ciò, Alessandro Sforza se ne torna a Pesaro. Bello, tranquillo, dice: ormai chi gli dà fastidio? Bene, chi gli dà fastidio? Questo è il livello karmico, e qui quando te la fai te l'aspetti praticamente. La moglie Costanza muore dopo aver dato Esatto, alla luce, il figlio giorni Costanzo. dopo, il figlio. E mi sembra che aveva anche una figlia, Sara. E sì, aveva già Battista Sforza, praticamente la moglie di Alessandro Sforza, quindi Costanza da Varano, muore quando Battista Sforza ha già 18 mesi e quando il figlio Costanzo ha circa 8 giorni. E quindi fu necessario affidarli a un'altra figura materna e fu anche necessario un secondo matrimonio per Alessandro Sforza. Con chi? Con chi? Dai, non lo so, dimmelo tu. Con la beata Serafina, cioè quella che poi diventerà la beata Serafina. In realtà la seconda moglie di Alessandro Sforza si chiama Sveva Montefeltro Giustamente. e ecco, diciamo che la passione c'era, soltanto che la investivano in modo un po' peculiare. Hanno inventato un nuovo gioco, oggi t'ammazzo. Praticamente hanno cercato di ammazzarsi a vicenda, ma tutte e due, Era eh? amore Infatti. quello, era un amore coniugale, cioè. Ma certe cose si risolvono alla radice, ecco. Comunque, nessuno dei due è morto, ma intanto Sveva Montefeltro
è dovuto andare in monastero. E diciamo che nella sua vita spirituale è riuscita un po' a darsi una calmata, tanto è vero che verrà poi venerata, come dicevo infatti, la Beata Serafina. Quanto l'avrà stressata Alessandro per farla andare fuori di testa? Non Poi il c'ero, non convento lo posso sapere. trova la sua via, la sua strada, si redime, ma come moglie. Però di fatto che succede? Che Battista e Costanzo rimangono un'altra volta senza una figura materna. Ecco, e che accadrà poi? Francesco Sforza, uomo di buon cuore, decide di prendere con sé la primogenita del Battotello, se ti piacerebbe. No, non è così. In realtà la usa. È uno ostaggio. Per pararsi. È semplicemente uno straccio. Quindi praticamente al fratello minore gli dice: mi mandi su tua figlia. E poi vedi tu come devi comportarti. E quindi se tu fai del male a me, lo fai anche a lei. Vedi tu, Esattamente. come la mettiamo? Esattamente. E quindi Battista rimane a corte dello zio, il suo carattere si sviluppa, diventa una donna di polso, una donna quindi che non può stare nelle retrovie. Che non è nel suo carattere, No, e infatti. lo zio Francesco Sforza decide che è perfetta come futura moglie del nostro Federico, che nel frattempo nel 1457 era rimasto vedovo. Esatto, Gentile Brancaleoni muore e lui torna su piazza praticamente. Questo matrimonio combinato, infatti, lo zio quindi ha beccato il carattere della nipote e il carattere anche di Federico, ha creato un ottimo matrimonio. Infatti, Da erano questa unione. molto compatibili. Esatto. Quindi ha fatto il rufiano, Esattamente, ha essenzialmente. fatto il sensale, dai, chiamiamolo sensale, dai. Ma infatti ci ha preso perché Federico aveva avuto una buona istruzione alla Casoiosa di Vittorino da Feltre ed era una scuola in cui si insegnavano anche le materie umanistiche, oltre alle questioni più pratiche adatte a un capitano di ventura come sarebbe diventato lui. Però era una persona che aveva la cultura, Federico, e anche Battista Sforza, consideriamo che praticamente comincia a leggere a 4 anni e sapeva benissimo il latino già da bambina, era una persona estremamente colta ed era anche una persona di polso, aveva una buona attitudine al comando. Infatti dobbiamo pensare che le principesse, comunque lei possiamo considerare una principessa del Medioevo Rinascimento, non è che fossero particolarmente avvezze all'ozio, anzi, erano persone che dovevano occuparsi dell'amministrazione del feudo e della rappresentanza. Dai, io che pensavo che tutte le principesse fossero rinchiuse nel trovatore ad aspettare il principe azzurro, guardate a vista da un drago, non era così. E come no, specialmente il drago c'era sempre, non mancava mai. Loro due si sposeranno, Federico e Battista, in modo ufficiale l'8 febbraio del 60 e da allora Battista andrà a vivere ad Urbino. Il rapporto fra due sarà positivo, tant'è vero che lei lo andava a trovare addirittura sul campo di battaglia. E quanti figli ebbero, Angela, che te lo sai meglio di me? 8. Sicuramente fu un matrimonio che funzionò, anche se poverina lei morì in giovane età. Detto questo, vi lasciamo un bacione a tutti e spero che il video vi piaccia e al prossimo. Grazie dell'attenzione. Alla prossima e buona giornata.